a luglio del corrente anno 2023 ho scalato in bicicletta diversi passi alpini tra Italia e Austria, più precisamente tra il Triveneto e i Länder austriaci di Tirolo, Salisburghese e Carinzia. Questa è la planimetria del percorso da Rovereto a San Candido, diviso in 6 tappe. E questo è il resoconto delle distanze e dei dislivelli di ognuna delle singole tappe. Rispetto ad altri giri fatti in passato, la distanza complessiva non è così rilevante. Ciò che non avevo mai fatto prima era un tale dislivello in così pochi giorni, sebbene le tappe siano state intervallate da un giorno di riposo, eccezione fatta per le ultime due vista la facilità della penultima. Ora il racconto giorno per giorno. Per ogni giornata verrà descritto il percorso svolto, oppure, se era un giorno di riposo, racconto come ho passato la giornata. Seguono dei brevi video dei momenti salienti della giornata e prima di ognuno di essi verrà visualizzata per un secondo una mappa che mostra dove è stato registrato. Questi video sono molto spontanei e, proprio per questo, contengono molti errori. La descrizione di ogni giornata si conclude con precisazioni e correzioni riguardanti tali video. Quando giungo su di un passo, è mia consuetudine spiegare cosa questo divide, sia dal punto di vista politico, sempre che ci sia qualche confine, sia da quello idrografico. Se i video realizzati sul posto sono spontanei, per questo è l'esatto contrario, anzi, come probabilmente vi siete già accorti, sto leggendo. Sono stato aiutato nella realizzazione da Bianca, Carla e Giorgio. Non so chi siano, ma sentirete le loro voci. Utilizzo spesso reti di ospitalità come Couchsurfing e Warm Showers, tramite le quali ospito persone quando sono a casa e mi faccio ospitare quando viaggio. Se quando viaggio in pianura e attraverso grandi città è facile trovare ospitalità, non lo è stato in questa occasione, in cui ho passato 6 notti su 9 in strutture a pagamento. Sono stato ospitato solo nelle 2 notti ad Innsbruck e nella seconda di quelle passate a Merano. Questa città era stata designata come arrivo della prima tappa e partenza della seconda, e così viene descritto nelle mappe e nei prospetti planimetrici e altimetrici. Tuttavia, la prima notte l'ho passata a Foiana, in una pensione ad un prezzo conveniente. E così ci sarà una mappa supplementare che spiega come è variata l'ultima parte della prima tappa. La seconda notte l'ho passata a Gargazzone, dove vive la persona che mi ha ospitato. Pertanto, in quella che doveva essere una giornata di riposo a Merano, c'è stato un piccolo trasferimento, anch'esso mostrato in una mappa. Martedì 18 luglio. Prima tappa. Da Rovereto a Merano. 121 km con salite per un dislivello complessivo superiore ai 1700 metri. La tappa inizia con 40 km in pianura lungo l'Adige fino a San Michele. Poi inizia la salita, leggera nella prima parte, poi via via più dura, attraverso tutta la Val di Non, la cui porzione più alta si trova in Alto Adige, fino al passo delle Palade. Infine, discesa fino a Lana e finale in pianura fino a Merano. Per raggiungere Foiana dal passo delle Palade, si svolta circa 15 km prima di arrivare a Merano, lasciando quindi la strada principale e concludendo con una breve salita. 18 luglio, ore 6, inizia qua da Rovereto, sotto casa, l'avventura denominata Alpi 2023. Destinazione di oggi è Merano, in realtà mi fermerò un po' prima, dopo aver percorso parte della Val di Non e aver scollinato il Passo Palade. 18 luglio, ore 8:30, sono all'imbocco della Val di Non, adesso ho anche trovato un po' di compagnia questi 20 km, da qua comincia a essere in leggera salita, nulla di eccezionale, ma non è più in piano come prima.
18 luglio, ore 11:30, mi trovo a Fondo, Alta Val di Non, e qui davanti a me inizia la salita vera e propria per Passo Palade. In realtà è già cominciata, la strada è già cominciata a salire da un bel pezzo, ma ufficialmente la salita di Passo Palade inizia qui. Sono a 1000 metri, c'ho ancora 500 metri di dislivello, pendenza media del 4%, quindi in realtà non è assolutamente una salita impegnativa. 18 luglio, ore 13, sono finalmente arrivato al Passo Palade. Ora c'è una tutta in discesa, a parte una piccola salettina alla fine, ma il grosso di giornata è fatta, dai, ora è tranquilla. Diciamo che posso dire virtualmente di essere arrivato alla fine della mia prima tappa. 18 luglio, ore 13:30, destinazione finalmente raggiunta a Follan, in italiano Foiana, poco sopra Merano, dove ho trovato un alloggio abbastanza conveniente, anche se mi ha costretto a una piccola salita supplementare, resa ancora più difficile da Google Maps che mi ha portato a fare una scala sterrata. Vabbè, dai, comunque sono arrivato. Alla partenza da casa dico che avrei percorso una parte della Val di Non, invece la risalgo integralmente, inclusa la parte più alta che appartiene all'Alto Adige. Mercoledì 19 luglio. Dopo essere rimasto nell'albergo o nei suoi paraggi fino a metà mattina, andavo in autobus a Merano, dove rimanevo fino al tardo pomeriggio. Poi ritornavo a Foiana per recuperare biciclette e bagagli e mi trasferivo a Gargazzone, nella casa in cui sono stato ospitato. Il trasferimento consiste in una discesa di 8 km fino a Lana, seguita da 5 km in pianura per raggiungere Gargazzone. 17 luglio, ore 6:45, passeggiata mattutina per il paese di Follan. Questa è la chiesa. Lì si vede in fondo il castello, sono andato anche a visitare quello, e lì sotto c'è il tratto della Val d'Adige tra Bolzano e Merano. Adesso la giornata prosegue tornando in pensione con un bagno in piscina, un idromassaggio e poi finalmente si può fare colazione. 17 luglio, ore 12:30, mi sto concedendo qualche ora da turista a Merano. In questo momento sono sulla passeggiata Tappiner che consente anche di avere una vista panoramica sulla città. 17 luglio, ore 18:30, mi sono spostato nella casa a Gargazzone dove verrò ospitato questa notte da un couchsurfer. Quando dico sto andando in pensione, non intendo certo che sto per ritirarmi dal mondo del lavoro, questo tempo è ancora lontano, ma per pensione intendo albergo. In tutti e tre i video sbaglio la data, dicendo 17 anziché 19. Da notare che, essendo Gargazzone situata a Valle di Merano, comunque in Val d'Adige, la tappa del giorno dopo, già molto dura, si è allungata di 15 km rispetto a come sto per descriverla. Giovedì 20 luglio. Seconda tappa, da Merano a Innsbruck. 161 km con salite per un dislivello complessivo superiore a 2400 metri. La salita avviene essenzialmente risalendo l'intero corso del Passirio. Fino a San Leonardo la strada è in falso piano. E solo da lì inizia la vera salita, fino ai 2470 metri del Passo Rombo, superato il quale si entra in territorio austriaco. Interminabile poi la discesa, che, dopo qualche chilometro, prevede un tratto, breve ma non trascurabile, in contropendenza,
per poi proseguire alternando discese a lunghi tratti in falsopiano, attraversando in particolare la famosa località sciistica di Sölden e tutta la Ötztal, valle che ha dato il nome anche a Ötzi, la famosa mumia del Similaun. Fatto sta che dal Passo Rombo al fondovalle sono 65 chilometri. Infine 50 km pianeggianti lungo il fiume Inn per raggiungere il capoluogo del Tirolo. La salita da San Leonardo al Passo Rombo in dettaglio. Come si può vedere, le pendenze non sono eccessive, pochi i tratti in doppia cifra e comunque mai esagerate. Ma è una salita particolarmente lunga, interrotta da 3 km essenzialmente pianeggianti a metà strada. 20 luglio, ore 6, partenza da Gargazzone, 10 km a valle di Merano per la tappa regina di questo giro Alpi 2023. 20 luglio, ore 8:15, mi trovo a San Leonardo in Passiria. Finora la strada è stata in leggera salita. Anzi, purtroppo con anche dei tratti in discesa che mi facevano perdere inutilmente quota. Qua, come vedete, dai cartelli dietro mi trovo al bivio. Adesso io andrò verso il Passo Rombo, alla nostra destra. Dall'altra parte si andrebbe invece a Passo Giovo. Proprio da quella strada, durante il Giro d'Italia del 1994, scese per primo un ragazzo con pochi capelli che era scattato poco prima della sommità del Passo Giovo e si era lanciato lungo questa discesa, resistendo poi al ritorno degli avversari fino all'arrivo di Merano. Sembrava un'avventura solitaria, isolata come ce ne succedono tante altre, ma già il giorno dopo ci sarebbe stata la consacrazione. Non penso che serva a dire di chi stia parlando. 20 luglio, ore 12:30, mi trovo finalmente al Passo Rombo. Sono appena arrivato, molto più, meno duro di quanto pensassi, devo dire. Come vedete qua c'è, dietro si vede anche il cartello dietro di me che inizia l'Italia, io sto andando invece verso l'Austria. Oltre che confine politico, anche un importante spartiacque. Infatti, se da una parte le acque vanno via Adige nel mare Adriatico, dall'altra parte le acque vanno via Inn e poi Danubio nel Mar Nero. 20 luglio, ore 17:30, ho finalmente raggiunto il fondovalle. La discesa è stata interminabile, è vero, ho fatto anche qualche pausa, ma è stata incredibilmente lunga, anche perché c'erano dei tratti in pianura e ogni tanto addirittura in contropendenza che mi facevano morire. Ormai avevo dato tutto per la salita a Passo Rombo e adesso ho ancora 50 km in pianura, ma con queste gambe che mi ritrovo in questo momento saranno veramente lunghi. 20 luglio, ore 20:30, sono finalmente giunto a destinazione. Per non farmi mancare niente, la casa in cui verrò ospitato queste 2 notti si trovava anche in collina, quindi ho fatto anche una piccola salitina supplementare. Beh, cosa devo dire? Penso forse una volta nella mia vita ho fatto una tappa così dura in bicicletta. Veramente non so se lo farò ancora in seguito. A San Leonardo svolto a sinistra e non a destra, come si legge dai cartelli dietro di me. La tappa del Giro d'Italia in cui il ragazzo con pochi capelli si consacrò all'indomani di quella con arrivo a Merano fu quella con il Mortirolo e con arrivo ad Aprica. Venerdì 21 luglio. Lo sforzo del giorno prima si faceva sentire. Uscivo con calma da casa e, pur avendo fatto un giro per il centro della città, che già conoscevo,
Trascorrevo la maggior parte del tempo in una biblioteca dove c'erano computer utilizzabili da chiunque. Anche il rientro avveniva abbastanza presto e passavo la serata in casa con chi mi ospitava. 21 luglio, ore 10. Oggi giornata di relax in giro per Innsbruck. Mi trovo su un ponte sull'Inn, il fiume che mi sta accompagnando per la fine della tappa di ieri e l'inizio di quella di oggi. Sono svegliato con le gambe che sembravano due pietre, ma mi sembra che via via mi stia un attimo riprendendo. Comunque oggi sicuramente non dovrò forzare i ritmi, perché comunque il giro è ancora lungo e già domani avrò da fare comunque altri 150 km, seppure essenzialmente pianeggianti. Parlo della tappa di oggi quando invece intendevo la tappa di domani, visto che quel giorno non mi sono mosso da Innsbruck. Sabato 22 luglio. Terza tappa. Da Innsbruck a Celle. 157 km con salite per un dislivello complessivo di poco superiore ai 900 metri. Si inizia nello stesso modo in cui termina la tappa precedente, lungo il fiume Inn, che si segue per circa 60 km fino a Vörgl, dove vi confluisce la valle del Brixen, che si risale fino all'omonima località. Da qui al famoso centro sciistico di Kitzbühel, a cui segue la breve salita per il Grissenpass, per concludere in leggera discesa alla volta di Zell, sull'omonimo lago. 22 luglio, ore 6:15, si parte per la terza tappa. Dietro di me vedete la casetta in cui ho dormito queste due notti. 23 luglio, ore 11, ho da poco lasciato l'Inn e si comincia a risalire questo torrente che si chiama Brixen, come il nome in tedesco di Brezzanone, anche se non ha nulla a che fare. Questo significa che comunque adesso piano piano si ricomincia a salire. Adesso per un po' rimane ancora pianeggiante, poi comincerà ad essere in leggera salita. Comunque poca roba rispetto, posso dire che la tappa di oggi sia sostanzialmente pianeggiante. 22 luglio, ore 15:30, mi trovo a Kitzbühel. Mi sono dovuto anche fermare un po' a causa della pioggia. Dietro di me vedete in questi prati, fra i boschi e i prati, vedete delle piste. È l'arrivo della famosa Skrife, dove fanno le due gare di Coppa del Mondo. Ecco, ore 18 del 22 luglio, sono giunto nel punto più alto di questa giornata, che la credevo più tranquilla, si sta rivelando un'odissea fra pioggia e errori di strada. Comunque adesso mancano ancora 30 km in leggera discesa. Questo segna anche il confine politico fra i due land del Tirolo e del Salisburghese. A livello invece di spartiacque sono due affluenti dell'Inn che però si congiungono con l'Inn, corrono paralleli ed entrambi si congiungono con l'Inn a 100 km di distanza da qua. 22 luglio, ore 20, ho finalmente raggiunto l'alloggio a Zell am See. Sono decisamente deluso. Se due giorni fa ero abbastanza carico, con l'idea di aver fatto una grande impresa, oggi non c'era nessuna grande impresa da fare, eppure ci ho messo quasi lo stesso tempo dell'altra volta. È vero, con alcuni errori, è vero che c'era la pioggia, sì, c'erano alcune giustificazioni, ma sicuramente non sono per nulla soddisfatto di ciò che ho fatto oggi. Beh, speriamo che dopo domani andrà meglio. Vada meglio e non andrà meglio. Dove dico 23 luglio mi sbaglio, ed inoltre sulla Skrife a Kitzbühel si svolge una sola gara di Coppa del Mondo, la discesa libera.
Quasi nello stesso punto arriva la Ganslern, pista dove si svolge lo slalom speciale. Domenica 23 luglio. Uscite brevi ma frequenti, dal modestissimo alloggio consistente in una camera e con bagno e cucina in comune. Una nuotata nel lago prima di fare colazione, una passeggiata nei posti limitrofi, altra nuotata prima di pranzo, periplo del lago in bicicletta, terza nuotata a metà pomeriggio, giro per il paese nel tardo pomeriggio, altro giro dopo cena quando abbia anche l'occasione di ascoltare la banda locale. 23 luglio, ore 10, mi trovo a Zelamsee. Adesso faccio una passeggiata lungo il lago. Stamattina ero abbastanza pigro a tirarmi su dal letto, infatti solo alle 8 sono uscito per andare a farmi un bagno. L'acqua era sostanzialmente abbastanza calda, ma non era altrettanto calda fuori, tant'è che una volta rientrato sono stato una buona mezz'ora sotto le coperte. Poi il tempo di fare colazione, sistemare un po' di cose e adesso vado a fare una passeggiata in un paese qua vicino e nel pomeriggio farò anche il periplo del lago in bicicletta. Ci sarebbero anche delle montagne stupende qua intorno, ma sarebbe bello anche esplorarle, ma devo preservare le energie perché domani c'è qualcosa di abbastanza impegnativo in programma. Ultima passeggiata per Zell e ho avuto l'occasione casualmente di imbattermi nel concerto della banda locale. In fondo si vedono i Monti Tauri, fra cui purtroppo non si vede perché coperto dalle nubi, ma si dovrebbe vedere anche il Großglockner. Domani passerò proprio lì vicino. Dal lago si vede il ghiacciaio del Großglockner, ma comunque non la cima a 3800 metri. Lunedì 24 luglio. Quarta tappa. Da Zell a Oberdrauburg. 100 km con salite per un dislivello complessivo superiore a 2300 metri. La salita inizia ufficialmente dopo 15 km a Brook an der Großglocknerstrasse, che significa proprio ponte per la strada del Großglockner. La prima parte è in realtà pianeggiante o in leggerissima salita, eccetto un breve tratto. Dopo il casello, dove i mezzi a motore pagano il pedaggio, inizia la vera salita, con pendenze spesso superiori al 10%. Una volta raggiunti i 2400 metri della Törlfuss, vi è una discesa che fa perdere 120 metri di quota fino al laghetto sottostante, per poi salire ai 2500 metri del passo Hochtor. Segue una lunga discesa, interrotta da un breve tratto in contropendenza, fino a Winklern, dove bisogna affrontare un'altra piccola asperità, il passo dell'Iselberg. Ancora un tratto in discesa per raggiungere la grava, in cui il corso viene seguito negli ultimi 20 km per raggiungere Oberdrauburg. Il versante nord dell'alta strada delle Alpi in dettaglio. La strada inizia realmente a salire dopo 8 km. Ma è dopo il casello che le pendenze si fanno dure. Nulla di eccezionale, ma per 12 km la strada non dà un minimo di respiro, fino al primo scollinamento, dove la strada scende per poco meno di 2 km prima di ricominciare a salire per raggiungere il passo con pendenza moderata. 24 luglio, ore 5:15, si parte per il passo del Großglockner, che sarà la salita più dura di questo giro. Sono partito così presto perché le previsioni danno un netto peggioramento nel corso del pomeriggio, quindi vorrei arrivare il prima possibile e soprattutto non prendermi la pioggia, tanto più in cima, perché se piove quando sono a 2500 metri sarebbero molto dolorosi. Quindi, considerando, questa è la salita regina del giro. Dico la salita, non la tappa. La tappa più dura è stata sicuramente la seconda. Questa ha una salita più dura, ma una volta arrivato in cima ci rimane ben poco. 24 luglio, ore 7, ho
appena superato la barriera. Da qua in poi la strada è a pedaggio per i veicoli motorizzati. Sono a 1100 metri. Dall'altra parte si vedono anche le montagne del gruppo, anche se la cima del Grossglockner da qua non è visibile. Missione compiuta! Sono giunto in cima alla Hochalpenstrasse, alta strada delle Alpi. Come vedete non si vede nulla di panorama, sono in bel mezzo nella nebbia. Purtroppo ho avuto anche una sgradita sorpresa quando pensavo di essere ormai vicino alla fine. Stavo perché, diciamo che c'erano dei cartelli molto frequentemente che dicevano a che altezza fossimo, il che a livello psicologico aiutava molto. Se non che però a un certo punto poi vedevo che c'era la strada che scollinava, però a un'altezza che non era ai 2500 metri che mi aspettavo. Una volta che arrivo, la sgradita sorpresa: pensavo di avere solo 100 metri di dislivello, invece ci ho fatto dovuto scendere per 120 metri, quindi il dislivello rimasto si è rivelato essere il doppio del previsto. Comunque è fatta, dai, ce l'ho fatta. Adesso prendo una pausa, faccio una pausa caffè, anche se costa 3 euro un caffè qua, si fanno proprio voler bene, ma bisogna almeno di un posto anche dove coprirmi, perché fa veramente freddo. Poi c'era un vento, a volte il vento sembrava veramente che ti tirasse giù, però spesso era contrario, come se non bastasse la vita ampia. Oh, grazie a te, ho un inquadramento anche per la bicicletta, l'ho costretta a uno sforzo extra e prometto alla bici che uno sforzo del genere non lo farà mai più. Il 24 luglio, ore 11, mi sono fermato più di un'ora in questo posto perché a causa della pioggia, adesso però sembra aver smesso. Faccio notare, prima non l'avevo detto, che questo passo separa politicamente il Salisburghese dalla Carinzia e geograficamente separa il bacino dell'Inn da quello della Grava, entrambi affluenti del Danubio. Le acque alla fine tornano a incontrarsi, ma dopo più di 700 chilometri. Ora si scende, non sarà proprio il massimo con la strada sbagnata, ma vabbè, speriamo che vada tutto bene. Altra piccola asperità, la sella di Iselberg, che separa i due affluenti della Grava, due valli, quella dell'Isel e quella del Möll, che ho appena fatto, che scendeva dal passo precedente. Avrei potuto in teoria anche proseguire lungo quella valle, ma sarei dovuto tornare indietro per un bel pezzo, quindi mi è convenuto fare questa asperità. Qua, dai, manca poco, sperando che il tempo tenga. Comunque, se anche piovesse adesso non sarebbe una tragedia. Ben diverso sarebbe stato se fosse piovuto in altura. 24 luglio, ore 16, ho finalmente raggiunto anche la mia destinazione a Oberglaubur. Nell'ultima mezz'ora scarsa ho preso anche un po' di pioggia, ma dai, tutto sommato non posso lamentarmi. Va bene così. Posso dire che mi sia andata di lusso che abbia iniziato a piovere proprio mentre ero nel chiosco alla sommità. Certo, se non fosse piovuto anche a quell'ora, cosa imprevista, non sarei sceso con la strada bagnata ed inoltre, senza la sosta forzata, sarei arrivato a destinazione prima e non mi sarei preso la pioggia nel finale. Ma il bicchiere va senza dubbio visto mezzo pieno. Martedì 25 luglio. Le previsioni non lasciavano presagire nulla di buono. Mi svegliavo molto presto e, vedendo che non pioveva, facevo una passeggiata nei dintorni, temendo fosse l'unica uscita di giornata. E, mentre ero in giro, iniziava a piovere. Ero comunque provvisto di ombrello che mi era stato prestato dall'affittacamere.
In tarda mattinata si rasserenava e potevo concedermi un'uscita di 3 ore in montagna. Nel pomeriggio, quando ero ormai rientrato da 2 ore, si scatenava l'annunciato diluvio. 25 luglio, ore 6 e tre quarti, mi trovo a Oberrauburg e dietro di me vedete la Grava, che ha un ricordo importante perché 13 anni fa seguire questo fiume fino alla Croazia è lungo 700 km e nasce in Italia. È stata la mia prima avventura da bikepackers. Beh, bisogna dire che sono sveglio da un'ora e mezza, quando ho visto che però non pioveva e oggi le previsioni avevano pioggia tutto il giorno, ho deciso di approfittare per andare a fare un giretto qua intorno. E poi però nel frattempo è piovuto. Devo dire che sono in condizioni migliori di quanto mi aspettavo, mi sarei aspettato di essere distrutto, tanto che a posteriori devo pensare di aver buttato via dei soldi perché secondo me oggi ce la facevo benissimo a fare una tappa di 60 km con 1000 metri di dislivello. È vero che poi il giorno dopo ce ne ho una più pesante, però secondo me ce l'avrei fatta, vabbè. Pensavo però oggi veramente di non essere in grado proprio di muovermi perché ieri no, ho affrontato delle pendenze veramente tremende. 25 luglio, ore 13:15. Dal momento che il maltempo sembra aver dato una tregua, sono riuscito a fare un piccolo giretto in montagna, passando da questi prati che si vedete qua di fronte e arrivando qua sopra, in questo posto che si vede anche un pizzico di panorama. Là invece questo che viene inquadrato adesso, qui questa valle che farò domani, che la giornata di domani consisterà in un passo di dimensioni molto ridotte, poi discesa e dopo un altro passo più consistente che mi riporterà in Italia. Ok, adesso dai, forse ha salvato la giornata, dai, almeno questo. Sicuramente la giornata più vuota di tutte, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, visto che mi trovavo in un posto del tutto insignificante. Comunque è trascorsa meglio del previsto. Mercoledì 26 luglio. Quinta tappa. Doberdrauburg a Tolmezzo. 60 km con salite per un dislivello complessivo di poco superiore ai 1000 metri. Si inizia con la breve salita per la Sella del Geilberg, poi un'altrettanto breve discesa fino a Kocztac Mountain, dove si ricomincia a salire per il passo di Monte Croce Carnico, attraverso il quale si rientra in Italia. Infine, la discesa lungo la valle del Butte per raggiungere Tolmezzo. 26 luglio, ore 7, si parte per questa breve tappa di 60 km e 1000 metri di dislivello. Proprio la brevità della tappa mi ha permesso di prendermela più comoda rispetto ai giorni precedenti. Comunque ci saranno due passi, uno piccolissimo, uno un po' più consistente, che sarà quello che mi riporterà in Italia. 26 luglio, ore 8, mi trovo sulla Geilbergsattel, la prima piccola asperità di giornata, che separa la valle del Gail dalla valle della Grava, due fiumi che corrono paralleli per incontrarsi a Villach, a circa 70 km da qua. 26 luglio, ore 8:30, mi trovo sul ponte sul Gail. Faccio notare che 6 anni fa avevo seguito anche questo fiume in bicicletta e in un certo senso oggi, domani completerò il giro che avevo cominciato seguendo questo fiume. Adesso si tratta di superare le Alpi Carniche che vedete qua da questa parte e rientrare in Italia.
26 agosto, ore 10:30, ho raggiunto anche il passo di Monte Croce Carnico, che fa anche da confine fra Italia e Austria. Infatti si vede dietro anche il posto che una volta era la barriera doganale, e c'è anche una caserma appena dietro di me. Beh, dal punto di vista idrografico il passo separa la valle del Gail, che tramite la Gravel Danubio va al Mar Nero, da quella del Tagliamento, che va nel Mar Adriatico. Dal punto di vista politico, d'ora in poi il giro adesso rimarrà completamente in Italia, ma dal punto di vista geografico domani ritornerò in Austria, perché pur rimanendo politicamente in Italia arriverò di nuovo sulla grava poco dopo le sorgenti. Comunque adesso è quasi finita per oggi, la tappa era brevissima, ho semplicemente la discesa fino a Tolmezzo e poi per oggi è finita. Però penso che comunque ho trovato anche delle belle rampe in salita. Mi sa che se l'avessi fatto ieri ancora fresco del Grossglockner, mi sa che mi avrebbe ucciso. Quindi forse nonostante tutto è stato giusto prendersi un giorno di riposo. 26 marzo, ore 18:30. Oggi sono arrivato molto presto a Tolmezzo, a luna ero già nel mio alloggio, e allora poi oggi pomeriggio ho preso la bicicletta, mi sono fatto altri 250 metri extra di dislivello per vedere questo borgo caratteristico, caratterizzato in particolare da mulini. Ecco questo qui, salgo adesso un altro vicoletto. Fra l'altro sto vivendo una situazione diversa da quelle che vivevo nelle giornate precedenti, perché di solito arrivavo presto e ero molto più stanco, però al contrario delle volte precedenti non ho davanti un giorno di riposo, perché domani già si riparte, quindi volevo sfruttare al meglio questa giornata anche facendo un piccolo sforzo extra, tanto dai, penso di averne anche per l'ultima tappa di domani. Prima dico agosto, poi dico marzo, in mezzo mi dimentico di fare il video all'arrivo. In serata ho avuto anche l'occasione di incontrare a Tolmezzo una famiglia che 40 anni fa era mia vicina di casa a Tarvisio, luogo a 60 km di distanza dove vissi nella prima metà degli anni 80. Giovedì 27 luglio. Sesta tappa. Da Tolmezzo a San Candido. 93 km con salite per un dislivello complessivo di poco superiore ai 1800 metri. Si risale la Val Degano passando anche da Ovaro, località che il Giro d'Italia ha reso famosa in quanto base della temutissima salita allo Zoncolan, fino a Cima Sappada, non lontana dalle sorgenti del Piave. Proprio lungo questo fiume si scende, entrando nel frattempo in Veneto, fino a Santo Stefano di Cadore, dove si ricomincia a salire lungo il fiume Padola fino al passo di Monte Croce di Comelico, per poi scendere lungo la Valle di Sesto e raggiungere San Candido. 27 luglio, ore 8:30, sono da poco partito e mi trovo sul ponte, sul fiume, anzi diciamo sul torrente Butt, che segna la valle che ho disceso ieri e che da qui a pochissimi chilometri confluisce nel Tagliamento. Vi domanderete come mai così tardi. Beh, diciamo, il motivo è molto spicciolo: in quell'albergo era compresa la colazione e non potevo certamente perdere. Ora, oggi tappa finale, 180 km, no scusate, 100, poco più di 100 km con 1800 metri di dislivello e due passi, quello di Cima Sappada e il Monte Croce di Comelico, che mi porterà fra tre regioni e tre bacini idrografici. 27 luglio, ore 12, mi trovo a Sappada, anzi a Cima Sappada, dove
ho scollinato il primo passo della giornata che separa il bacino del Tagliamento dal Piave. Dico proprio il Piave, non il bacino del Piave, perché nasce proprio qua vicino. Inoltre questa cima Sappada è anche uno dei borghi più belli d'Italia, che adesso andrò a visitare prima della discesa e poi di ricominciare a salire. 27 luglio, ore 13:45, mi trovo a Santo Stefano di Cadore, sulla confluenza fra il Padola da questa parte e il Piave da questa parte. Poi qui si uniscono, non si riesce a vedere bene nel video, ma è curioso che il fatto che abbiano anche colori diversi e che non, le acque non si mescolano immediatamente. Questo significa per me che è finita la discesa lungo il Piave ed inizia l'ultima salita, non solo di oggi ma di tutto il viaggio lungo il fiume Padola. . 27 luglio, ore 15:45, ho scollinato anche l'ultima asperità, il passo di Monte Croce di Comelico. Ieri ho fatto il Monte Croce Carnico, oggi sempre un altro Monte Croce. Questo, dal punto di vista politico, separa il Veneto dall'Alto Adige. Dal punto di vista geografico, separa il bacino del Piave da quello della Grava, che è lo stesso fiume da cui sono partito ieri. In pratica io, dal punto di vista geografico, adesso sto tornando in Austria, discendendo la valle di Sesto, segnata dal rio Sesto, che è un affluente della Grava. Vedete adesso qui una confluenza. In primo piano c'è il rio Sesto e dietro c'è la Grava. Il rio Sesto è un affluente della Grava. Sembra assurdo, ma è così. E in realtà c'ha anche una sua logica. Non è poi così assurdo come sembra. Con questa ho completato un giro che avevo fatto 6 anni fa. Io in pratica 6 anni fa avevo seguito, partendo da San Candido, un pezzo della Grava, poi del Gail, che avevo attraversato ieri, avevo costeggiato tutto il versante austriaco delle Alpi Carniche e, tornando da quello italiano, da Tarvisio, poi poco prima di Tolmezzo ho proseguito verso Udine, seguendo la famosa Alpe Adria per andare verso il mare. Con il tragitto che ho fatto oggi ho completato il giro, quindi in pratica adesso posso dire che in 2 pezzi ho fatto il giro completo delle Alpi Carniche. Il giro Alpi 2023, come era programmato, posso dire di averlo completato. L'obiettivo era arrivare a San Candido, però visto che ho un po' di tempo vado fino a Dobbiaco, che è a 5 km di distanza, e passerò la sella di Dobbiaco, attraverso la quale ritornerò anche dal punto di vista geografico in Italia. 27 luglio, ore 17:45, ho da poco preso il treno della Valpusteria che mi riporta a Rovereto. Qualcuno magari si domanderà perché non ho fatto il giro completo, cioè arrivando fino a Rovereto in bici, semplicemente perché la Valpusteria in bicicletta l'ho già fatta, quindi era inutile andare a spendere soldi in un albergo per qualcosa di già fatto. Mi sarebbe piaciuto, avevo prolungato fino a Dobbiaco per passare dalla sella, che appunto che funge da spartiacque fra il bacino della Grava e quello dell'Adige, però non ho trovato nessuna indicazione, quindi non ho fatto quel video che volevo fare. Comunque, missione compiuta. Il viaggio Alpi 2023 è
felicemente giunto alla sua conclusione. Inutile dire che il treno della Valpusteria non arriva fino a Rovereto. A Fortezza, vicino a Bressanone, c'è un cambio. E ora chiarisco con una mappa in che senso ho completato il giro fatto 6 anni prima. La linea blu rappresenta il percorso svolto 6 anni fa, andata lungo il lato austriaco delle Alpi Carniche fino a Villaco, dove si inverte il senso di marcia e si segue fino in fondo la Alpe Adria, percorso ciclabile che congiunge Vienna con il mare Adriatico. La linea rossa è il percorso dell'ultima tappa di Alpi 2023. Ad essere Pignoli manca un tratto ad est di Tolmezzo affinché il giro sia veramente completo, ma sono soltanto 10 chilometri. Questo è il racconto di un viaggio particolarmente faticoso, ma altrettanto ricco di soddisfazioni. Magari darà a qualcuno lo spunto per fare un viaggio su queste rotte. In particolare, se ve la sentite, provate ad affrontare il Rombo o il Großglockner. Vi assicuro che sono due valichi che meritano. Non credo farò ancora viaggi di questo tipo. Più probabile che, anziché fare in bicicletta tutti gli spostamenti, punterò su percorsi da fare ritornando in giornata al punto di partenza, con il vantaggio di non avere l'ingombro e il peso del bagaglio. Ma non è ancora il momento di pensare al futuro. Il ricordo di Alpi 2023 è ancora fresco.